Ponte? Vai, vai. Ciao, tecnomici ormai, ufficiali. Parlavamo prima con l'allenatore dell'Alto Vicentino sul fatto che questa era una partita che comunque metteva contro le due squadre forse sulla carta più forti dal punto di vista del girone. Secondo te il risultato rispecchia, io credo che sia giustissimo, anzi forse un po' stretto per il Parma, ma rispecchia anche il valore delle due squadre? Ci sono due gol di distacco, diciamo, tra il Parma e adesso l'Alto Vicentino, secondo te? Ma però sono una buonissima squadra. Noi abbiamo interpretato molto bene la partita, ci siamo sacrificati tutti e credo che abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Quindi non ti so dire se ci siano meno questi due gol oggi, secondo me sì, perché abbiamo fatto tutti una grandissima partita. Conoscendo Gigi Polloni penso che non ci sia questo rischio, però vincere quattro partite consecutive oggi per voi era un po' la prova del 9 per testarvi anche contro una diretta concorrente, non rischia di così farvi volare un po' alto prima del tempo? No, non dobbiamo commettere questo errore, sappiamo che qual è l'obiettivo finale, ma ci dobbiamo arrivare partita per partita e oggi abbiamo ottenuto una grandissima vittoria contro un'ottima squadra. Però domenica c'è un'altra battaglia con Mezzolara che non ha le caratteristiche dell'Alto Vicentino. Penso che vorranno fare un campionato normale per salvarsi, quindi sicuramente non giocheranno risoperto come può aver giocato l'Alto Vicentino, quindi sarà più difficile per noi trovare spazio. Fra i tanti aspetti positivi di oggi c'è stato anche il fatto che siete stati pazienti. Vi siete fatti prendere dal lancio di passare in vantaggio, ci avete provato nel primo tempo più volte, poi quando è arrivata l'occasione giusta lo avete fatto, quindi da questo punto di vista siete anche una squadra molto matura. Stiamo migliorando partita in partita, e sicuramente questo è un aspetto positivo e dobbiamo continuare così. E siamo stati bravi a provarci nel primo tempo, ho avuto un'occasione io, un altro Baraglio, non siamo riusciti a segnare, poi alla prima occasione del secondo tempo l'abbiamo sbloccata, poi diciamo che loro si sono aperti un po' di più e siamo stati bravi a compiere e chiudere la partita. E poi insomma Micio Milano i gol butti non li sa fare. Sono contento, mi sono rifatto per quell'occasione sprecata nel primo tempo dove ho controllato male, sono un po' inciampato e nel secondo tempo ho fatto un bel gol, ma sono contento che sia servito per andare sul 2-0, diciamo, chiudere la partita. Quattro partite, 12 punti, si diceva che il Parma avrebbe probabilmente incontrato qualche difficoltà all'inizio perché si è trovato tardi, perché altre squadre erano più avanti, in realtà invece l'inizio è stato assolutamente scintillante. Siamo partiti molto bene, ma dobbiamo continuare così perché è un campionato lungo, difficile e potremmo trovare dei problemi strada facendo, quindi adesso vogliamo una partita alla volta e cerchiamo di vincere già domenica prossima. Posto, grazie. Grazie.